lascio l'incarico di direttore dell'associazione dal 1° dicembre di quest'anno. Lo storico direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, annuncia le sue dimissioni che saranno effettive dal prossimo 1 dicembre, una scelta ponderata che segna la fine di un percorso professionale iniziato nel 1986 come vice direttore dell'allora Confcommercio di Pesaro Urbino. Un'avventura lunga 39 anni, Varotti ha contribuito a trasformare Confcommercio Marche Nord, che oggi conta oltre 4.560 soci. Negli anni ha rafforzato la presenza della associazione nel settore turistico grazie al progetto L'itinerario della bellezza, che in 7 anni è passato da 5 a 29 comuni coinvolti. Il direttore ha annunciato che dal 1° dicembre continuerà a collaborare con Confcommercio, ma si dedicherà al turismo e alla segreteria di Federalberghi. C'è grande soddisfazione personale, insomma, per quello che abbiamo fatto, e quindi questi tanti anni, questa vita sicuramente non è stata sprecata. Ecco, non ho nessun rammarico, abbiamo superato anche momenti difficili, sono felice di quello che abbiamo fatto e di quello che ovviamente continuerò a fare per Confcommercio fino a quando, insomma, i dirigenti vorranno. Durante la sua gestione Confcommercio ha anche potenziato la propria infrastruttura con l'apertura della nuova sede in strada Adriatica nel 1995 e con la ristrutturazione delle sedi di Fano, Urbino e Gabicemare. Varotti ha inoltre ideato fondamentali servizi per i soci come il servizio credito e il servizio di formazione professionale. In questi anni però non sono mancati momenti difficili. Ma il momento più basso sicuramente sono state le due vicende, quella del Covid che ha riguardato tutte le imprese, tutte le associazioni con le difficoltà del mondo economico, e l'altro invece aspetto che ha riguardato soprattutto noi, questa iniziativa imprenditoriale che non è andata bene, questa del Cubo, questo tentativo voluto dai dirigenti, da tutti noi insomma, di creare un centro commerciale all'interno del centro storico, favorendo la presenza e la partecipazione dei commercianti del centro, che non ha avuto i risultati sperati e ci ha creato anche dei problemi economici, diciamolo onestamente. In attesa di una nuova riorganizzazione, Agnesia Truffelli, già vice, sarà direttrice. Ad annunciarlo questa mattina in conferenza stampa il presidente Angelo Serra. Credo che certamente cerchiamo di avere un rinnovamento, perché con i tempi che ci sono dobbiamo cercare di riorganizzarsi un po'. Quello che vediamo per il momento è che l'Agnese, che è il vice direttore, farà le funzioni di direttore, e per vedere di riorganizzarsi e decidere chi eventualmente un giorno riassumere un altro direttore che porterà avanti sia la linea che il CDA di Confcommercio stiamo valutando, studiando, vedendo cosa possiamo migliorare per dare sempre dei migliori servizi ai nostri associati.